Dottore Candiani, ne ha facoltà per 4 minuti. Grazie Presidente. Ministro Misiani, Governo, questo è un provvedimento che tutti gli italiani aspettavano da parecchio tempo e ricordo a me stesso, ma purtroppo è una cruda realtà, e questo era stato denominato all'inizio decreto aprile, poi divenne decreto maggio, poi è passato giugno, oggi siamo pure a luglio. Questo che scade tra l'altro il 18, quindi siamo in limite, proprio in limite massimo. Questo che cosa sta a dire? Sta a dire che voi state mettendo un grande affanno nel dichiarare una realtà, un'azione di governo per rispondere alla crisi economica che è conseguita al coronavirus, che però non tiene conto dei tempi. Il Paese, Ministro Misiani, si è fermato. Fermare il Paese è stato perfino facile nella sua complicazione. Farlo ripartire è adesso la cosa complicata su cui si vede l'azione di governo. E vedere un decreto, che è questo tra l'altro, giusto per avere una dimensione, saranno 10 centimetri di decreto e parecchie centinaia di pagine, che a sua volta ha bisogno di almeno 100 decreti attuativi. E per farla buona, se tutto va bene, vedremo qualche cosa, forse con l'inizio del prossimo anno, e dice che avete sbagliato strumento. Vede, Ministro Misiani, mi sono preso la briga di andare a recuperare lo strumento utilizzato dalla Repubblica Federale di Germania, ed è esattamente questo, 3 pagine, 4, compreso la copertina, 130 miliardi. Qui dentro ci avete messo dentro di tutto, ne avete fatto un omnibus. Avete messo dentro dai monopattini agli aiuti per le imprese, dai bonus per andare in vacanza, fino ad arrivare anche a norme come quella sui vigili del fuoco, che sono state poi dichiarate inammissibili per estraneità di materia. Cioè, anziché concentrarvi sull'azione di governo per fare ripartire l'Italia, avete utilizzato questo strumento per fare il solito mercato, dove tutto è stato messo dentro in maniera disomogenea e scoordinata, con una difficoltà poi a tradurre nei fatti quello che qui dentro sta scritto. Dicevo prima e accennavo alla questione dei vigili del fuoco. Avete cercato di inserire qui dentro la norma per l'equiparazione, ovvero la valorizzazione stipendiale dei vigili del fuoco, che meritava un'attenzione tutta sua, per conto suo. Che cosa c'entra questo con il Covid lo sapete solo voi. Dopodiché avete cercato anche con un emendamento nottetempo presentato all'ultimo istante, senza che neppure ci fosse la conoscenza della ripartizione dei fondi, di inserire in questo provvedimento la ripartizione degli stessi tra dirigenti e non dirigenti, tra operativi e non operativi, con tabelle che sono state poi, abbiamo scoperto successivamente, evidentemente concordate sotto banco con qualcuno, per gli amici come si dice, e tenuti nascosti anche alle forze sindacali. Non è andato a buon fine questa vostra azione. E oggi sappiamo anche che sarebbe stato un ulteriore danno per una importantissima categoria che invece merita rispetto. Ma questo dice quanto avete utilizzato strumentalmente il meccanismo del Covid per fare altre operazioni politiche, fino ad arrivare poi a fare le polemiche con noi. Presidente, le chiedo solo qualche istante in più. Ministro Misiani, ricordatevi che avete fatto fare a Colau un piano. Avete fatto fare a tutti gli esperti e agli scienziati i piani per poter rilanciare il Paese, che non sono entrati qua dentro, che non avete tenuto in conto. Avete fatto le passerelle che avete fatto a Villa Panfili, che non sono entrate qua dentro. Allora è ora di finirla con le proclamazioni. L'Italia ha bisogno di certezze. Se non ci sono certezze nella disponibilità delle risorse, e il mitico bazooka da 400 miliardi sappiamo bene che si è tradotto in forse 50 miliardi di crediti alle imprese, con difficoltà anche sulle certificazioni antimafia, dove non riescono le imprese a superare il timbro che deve mettere qualche ufficio. Ecco, Presidente, non è con il mito dello smart working che si fa ripartire il Paese, perché questo è un Paese che riparte solo se lavora in fabbrica, se lavora nell'artigianato, se lavora nell'economia reale, non in quella fittizia degli schermi della televisione. E allora dico, Presidente, questo è un provvedimento troppo complicato, troppo lento, con decreti legislativi che allungheranno ancora i tempi e con toni troppo trionfalistici per poter essere reale. Abbassate il livello del tono trionfalistico e siate più concreti e spiantate di prendere in giro il Paese. Grazie, senatore Candiani.